Як би я вміла вишивать, розшила б я Дніпрові зорі, щоб їх тобі подарувати. La mia storia come stilista nasce che ho avuto un grande piacere e onore collaborare e vivere nelle case di moda più grandi come Dolce & Gabbana, Gucci, Versace, Balenciaga. E quindi ho visto le loro creazioni, come nascevano, e sono capolavori. Ricamo per noi ucraini è il nostro DNA, era profondo cultura dove si racconta le storie, protezioni, è una cosa come portare il suo passaporto di ogni famiglia. Le mie indistrattrici che adesso vedrete sono delle donne che arrivate dall'Ucraina, alcune arrivate nel 2014, all'inizio della guerra ucraina, e altri quando hanno dovuto lasciare le loro case dopo il 24 di febbraio. Diciamo, sempre ho lavorato in privato con il piccolo pubblico che creavo a secondo la richiesta come l'atelier. E quindi creare la mia linea è sempre stato un grande sogno. E riuscita adesso di realizzare, possiamo dire, perché è un piccolo lancio. Sì, perché la situazione era, la guerra è cominciata in 14 e da 8 anni ancora siamo in guerra in Ucraina, purtroppo. Si fa a scuola, ma non troppo, solo come fare appunto croce e basta. Ma poi troviamo altri posti dove possiamo sapere come ricamare diversi tipi di ricamo. Questo è tradizionale Borshivska. Dovrebbe essere bianca, ma io faccio sul giallo. Я з України, я уроженка України, я з міста Одеси. І вишиванка – це моя нація, це моя культура, це моя душа. Тому що саме вишиванка показує, яка повинна бути жінка, яка наша Україна цвітуча. На жаль, я не вмію вишивати, але мої батьки, моя мама, моя бабуся, вони вишивають. Я тут знаходжусь в Італії, в Мілані, 6 місяців з початку війни в моїй країні. Ой, ну.